Camerouli, guarda qui, poi guarda qui, qua ti viene voglia, qua, guarda, è arrivata l'estate, ragazzi, una pasta fresca da mangiare in questo periodo, e ci mettiamo anche un prodotto particolare, la ventresca di tonno. Facciamo una bavetta con fagiolini, pomodorini e ventresca di tonno. Che roba, ragazzi, siete pronti? Ingredienti: basilico, cipolla fresca, ventresca di tonno di Sant'Erasmo speciale, poi pomodoro datterino, fagiolini freschi e una bella bavetta di liquori. Oggi quindi l'idea mia è questa, ma sta ventresca di tonno, che è buonissima, speciale, da utilizzarla in un'altra maniera, su una pasta, senza cuocerla troppo, è probabilmente sta pasta. Quindi, prima cosa, iniziamo subito con i pomodori datterini. Quindi adesso incominciamo a comprare anche il pomodoro, al gusto suo, al sapore suo, adesso bisogna comprarlo. Adesso che quando lo apri... Mama. Che c'è, Mario? C'hai ragione Mario. Ma perché dico il pomodoro adesso è il momento suo? Perché ragazzi, quando lo tagliate, lo annusate, si sente il profumo di pomodoro. Fino a poco tempo fa era un pomodoro, ma non sapete pomodoro. Siamo a fine maggio, stiamo iniziando giugno, quindi adesso incomincia a profumare come ci piace a noi. Quindi taglio un po' di pomodori datterino. Allora, mi raccomando, non vi fossilizzate. Mo io sto usando il pomodoro datterino, voi potete usare il ciliegino, il piccadillo, quello che volete voi. L'importante qual è la regola? Deve essere buono. Ok, buono significa che maturo il giusto, quindi vedete, rosso ma non sfatto, ok, non battuto. Poi l'importante è che sia un pomodoro italiano, ragazzi. Fagiolini qua. Allora, passatempo, pure questa qua, non vi voglio vedere come fagioli già puliti. Puliteli voi, anche perché è un modo anche per capire se è fresco o meno il fagiolino. Guardate, il fagiolino lo pulisco solo da questa parte qui. Questo peletto, diciamo, lo lascio, mi piace. C'è qualcuno che pulisce tutte e due le estremità. A me piace lasciarlo una parte, perché questa parte più dura che non si mangia è questa qua. Questa è tenera, si può mangiare. Ed è carino anche... a vedersi. Senti come salite quando parlo dei fagiolini, che gli piacciono pure a Mario. Poi a tutti i bambini piacciono i fagiolini, i pomodorini piacciono a tutti i bambini, quindi è una pasta che accontenta tutti. È una pasta, vi posso dire anche una cosa, che ve la potete portare pure al mare. Sì, al mare. La potete fare tranquillamente e la portate al mare. Perché poi questa pasta fredda o ci mette un sacco d'olio, o se non è mai tanto buona, appetitosa. E invece questa qui, ve lo vi faccio vedere che cosa facciamo, diventa una cosa veramente interessante e buona. Allora, il fagiolino fresco da dove lo vedete? Lo vedete che è, non è moscio, è bello, bello sodo. Poi, più questo diventa marroncino, vedete questa parte, quella che lo attacca alla pianta, e più si vede... è passato dei giorni, amico mio, quindi se è verde così è freschissimo, quindi pure se non lo potete toccare, che ci sta quello di non si può toccare, giustamente, vedete che è fresco, ok? Quindi verde questo vuol dire che è fresco il fagiolino. Poi più sono piccoli e più sono teneri, quindi questa qua è una media misura, non è piccolissimo ma nemmeno è grande, quindi è un buon fagiolino. Questo qua oggi l'ho pagato 5 euro al chilo, ma non serve il chilo di fagiolini, questi qua con 200 grammi di fagiolini state a posto, quindi non serve una spesa chissà che cosa, quindi non ci facciamo influenzare dal prezzo al chilo, a noi ci servono etti, quindi la quantità che ci serve fa una pasta. Questa quantità che sto facendo è giusta per 2-3 persone, sono all'incirca 200 grammi di fagiolini, più che sufficiente, anche perché stiamo facendo un piatto unico, dove c'è tutto, ci sono le verdure, dove c'è la pasta, dove c'è anche la proteina, il tonno in questo caso. I fagiolini, i fagioli, le fave, i piselli, sono poi i giochi che facciamo fare, che mi facevano fare a me da bambino, ok? E è divertente, sono quelle cose che ti fanno incominciare a entrare nella cucina, che mamma o nonna, soprattutto nonna, ti davano i fagiolini, ti facevano vedere come si capavano, si dice così a Roma, e ti facevo passare il tempo. Mario, vuoi capire i fagiolini oggi? Papà ti insegna? Eh? Non mi frega niente, è troppo piccolo, devo un attimo farlo abituare. Te la ridi, scappi, stai scappando. Dove vai? Vieni qua. Vuoi mangiare il fagiolino?
Acqua in piena ebollizione. Un bel po' di sale grosso, un bel po', insomma. Ecco, due misurini come i miei, vedi? Cioè, due misurini a secondo di come voglio salare l'acqua. Poi, fagiolini, li buttiamo in acqua in piena ebollizione, metto al massimo, niente coperchio. Niente coperchio, perché noi vogliamo un bel verde, brillante, che c'è proprio voglia di dire, ma mo me lo mangio sto fagiolino. Quanto tempo deve cuocere il fagiolino? Questa è... purtroppo non vi posso dire un minuto, due minuti, tre minuti, all'incirca un paio di minuti, ma dovete assaggiare, dovete assaggiare, dovete provare, perché tutto qua, la cucina, oltre a fare i video, oltre a dirvi le cose come vanno, però la cosa importante è l'esperienza, più esperienza, più stai sul campo e più imparate tante cose, quindi dovete vederli, incominciate a sentire, ancora vedete, ancora è crudo questo qui, non è cotto bene, poi dipende anche un po' dai gusti, io lo voglio cotto ma non frantumato, di avere una sua consistenza, dipende un po' da tutti quanti i nostri gusti, io lo amo in quella maniera, adesso faccio vedere come dovrebbe essere. Quale si prova di fagiolino? Quello più grosso. Allora vediamo un po', questo qua. Bello, consistenza, però allo stesso tempo morbido, guardate, così, perfetto. Allora, in questo caso io subito li scolo e li metto qui dentro, qua, vedete, insieme ai pomodori. Guardate i colori, guardate che meraviglia. Belli, verdi sono rimasti. Prossima operazione. L'unica cottura che dobbiamo fare oltre alla pasta. Prendiamo una cipolla fresca. Lo sapete, io la adoro. Queste qua sono quelle che si possono fare pure al forno, col pan grattato, ma quanto sono buone. Allora, quindi, che faccio? La taglio sottilmente, la nostra cipolletta. Poi, la mettiamo qui dentro, ok? Allora, io sto usando la wok, per quale motivo? Con un po' di olio extravergine. Perché essendo fatta così conica, io posso usarla sia per fare una porzione che per 10 porzioni. Quindi in questo caso la posso usare tranquillamente. Voi anche un tegamino piccolo potete farlo, non serve, tanto non dobbiamo ripassare la pasta qui dentro. Poi, basilico. Noi dobbiamo sfogliare il basilico, ok, così, e i gambi li mettiamo insieme alla cipolla. Così faremo un olio saporito, gustoso, con la cipolla e il nostro basilico. Spezzateli un pochettino, così esce proprio di più l'aroma, il profumo. Le foglie le metto qua dentro con delicatezza, poi un po' di acqua di cottura, ecco che profumo, vai! Ah. Mi tengo una bella cimetta da parte, eccola qua, la metto qui. E questa la userò per guarnire il piatto più importante. Il piatto più importante è quello che mangia Mario. Mariuccio c'ha... è privilegiato. Vai, palla! Così, bravo! La cipolla ormai è cotta, la vedete? È stufata. Leva tutti quanti i gambi di basilico, così. Spengo. Quindi adesso quella che andiamo a fare insieme è una salsetta al basilico che possiamo utilizzare anche per altre cose, per un pesce, per un'altra pasta, per dare un po' più di forza a una salsa al pomodoro. È un ottimo trucchetto. Adesso la cipolla stufata con l'olio lo mettiamo qua dentro. Un po' di ghiaccio così aiutiamo il basilico a non ossidarsi. Ok, così. Aggiungo un po' di acqua fredda, perché sennò con l'acqua calda dell'acqua della pasta diventa troppo, si scurisce troppo. Vai. Frulliamo. Metto un po' di sale, assaggio un pochino la salsa come è venuta. Perfetto. Io ho scelto la bavetta, voi fate come volete, a me piace la bavetta perché ricorda un po' anche la trinetta, visto che si usa per fare con il pesto al basilico. Mi piace questa pasta. O se no uno spaghetto, una pasta corta, come volete. Quello che volete. Certo, se la volete mangiare fredda, la volete portare da qualche parte, in giro con voi, sulla spiaggia, o fare un picnic, è meglio una pasta corta, non vi si incolla. Piano piano, appena si ammorbidisce, la mettiamo dentro, trattiamola bene. Però ecco, una bella pasta che prende, una bella pasta di Gragnano, è perfetta. È pronta la pasta, mi raccomando, questa al dente. Ah, bollente ragazzi. Guardate. Appena appena c'è il bianco, vedete? Buona, giusta. Adesso
mettiamo qua dentro. Me la attraverso dritto così per andare a bavetta. Allora, che la condiamo proprio qua dentro, senza mantecarla, proprio alla vecchia maniera. Giriamola qua con i fagiolini, i pomodorini. Io adesso aggiungo un po' di olio a crudo, così. Appena si raffreddano leggermente un pochettino, andiamo a mettere anche la salsa quella lì che abbiamo fatto col basilico. Guardate, così, bella. Guardate i fagiolini che colore. Senza, nemmeno l'abbiamo freddati in acqua e ghiaccio, perché normalmente per fermare il colore si usa pure metterli in acqua e ghiaccio. Ecco, così. Andiamo un po', un attimo. Ce la famo, eh. Se sentite il rumore della... il suono della muore, ragazzi. Vai, così. Poi metto un po' di questa salsetta di basilico. Guardate, vedete? Come si fa col pesto? Che quando non si mette proprio la pasta bollentissima, perché sopra cambia subito colore. Guardate che meraviglia. Un po' di pepe, così. Bella. Bella, così. Assaggiamo se va bene tutto quanto. Il sale. Che mo qua ci sta il tocco finale, eh. Il tocco finale, il re. La volta piatto. Piatto. Qua, mi metto qua, camera 1, guarda qua. Qua. È estiva proprio l'estate, proprio l'estate. Mi sento già in costume, mi sento, già in costume. Yeah, guarda, poi ci ho fatto un armitino, eh. Non mi voglio di niente, eh. Vai così. Vai. Guarda che colori bellissimi. E adesso lei, la regina. Questa è ventresca di tonno del Mediterraneo, Sant'Erasmo. Sant'Erasmo che cos'è? È un porticciolo a pochi passi dal porto di Palermo, dove è nata questa azienda, Qualma. E questa è la loro selezione più pregiata. Ma che c'ha di particolare la ventresca? Io qua che me lo faccio assaggiare. Questa dentro è grassetta, immaginate il guanciale. Immaginate il guanciale che del maiale, no? Quello che mi piace tanto a me. Dentro è tutto infiltrato di grasso, morbido. Lo so già, ma perché se no ci va male. Quindi senza stracuocerla, niente, a pezzettini così, che poi tutti gli ospiti che faranno? La uniranno, no? Insieme alla pasta, così. Guardate che morbidezza, guardate, guardate qua che fibre. Questa è speciale. Normalmente il tonno rimane un po' asciutto, questa proprio va giù così, perché è morbidissima, con infiltrazioni sue di grasso. È qualcosa di speciale, la parte più ricercata pure dai giapponesi. Lo chiamano toro, no? La parte proprio quella che ci fanno il sushi, quello super, super pregiato. Adesso, una fogliettina di basilico, in questa maniera, così. Adesso assaggio, proprio ci metto la ventresca qua dentro, guardate che faccio, eh. Mamma. Vedi che dovete fare così, una volta ve la mettono nel vostro piatto. Guarda che faccio adesso, metto tutto quanto, faccio così, se no guardate, così, guardate. Bella, guardate i filettoni, guarda, guardate, che spettacolo. Qui il camerone, guarda qui, fai guarda qui, qua ti viene voglia, qua, guarda, così, forchetta. Oh, madonna, c'ho una fame, ragazzi. Mario, è pronta la pappa, eh? Ragazzi, bello unto, sono bello unto, sì, una bontà, dovete rifarla, speciale, speciale, solo a noi italiani escono queste cose, perché solo noi italiani ci abbiamo questi prodotti, spettacolari, un bacio e un abbraccio da casa Mariola. Mamma mia, quanto è buona, buonissima questa salsetta di basilico. Mariuccio, vi assaggia, corri!